Da sempre appassionata di politica, per due mandati è stata sindaco di Cantagallo. Benvenuta, benvenuta a Ilaria Bugetti, presidente della Commissione Sviluppo Economico della Regione Toscana e presidente del Consiglio Nazionale di AICRE, che è l'associazione italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa. Iniziamo con una domanda da tre. Parliamo di ristori per le aziende colpite dall'alluvione del 2 novembre scorso. Quando potranno arrivare a suo avviso gli indennizi? Ma allora io spero che possano arrivare quanto prima. Ovviamente gli indennizzi sono divisi, più che indennizzi ristori, che è il termine più corretto, sono divisi in due parti. La parte che stiamo attendendo dal governo e la parte che invece la Regione Toscana ha già messo in bilancio, che sono i 27 milioni. Quindi è ovviamente una piccola cosa, perché la Regione Toscana fa quel che può nel proprio bilancio, ma com'è naturale che sia, servono ingenti risorse da parte del governo. Anche perché la ricerca di IRPET ha stimato danni che superano il 2 miliardo e 100 milioni e quindi abbiamo bisogno ovviamente di avere risorse. 2 miliardi e 100 milioni. Esatto. È stata una catastrofe. È stata una catastrofe in tutta la Toscana, quindi noi abbiamo evidenziato tutte le aree della Toscana che sono state colpite, quasi tutte le province, mi sentirei di dire, qualcuna in maniera più grossa, altre in maniera un pochino più leggera, ma quasi tutte le province sono state toccate. Quindi è un'alluvione, un evento atmosferico eccezionale di dimensioni davvero grosse, paragonabili a quelle dell'Emilia Romagna. E quindi abbiamo bisogno di avere sicuramente le risorse adeguate per i ristori. Ci sono ancora imprese in difficoltà che fanno fatica a ripartire, famiglie che hanno perso molte cose, quindi abbiamo bisogno davvero di capire come dare una risposta, oltre a quello che ha messo la Regione Toscana. Lei tra l'altro è consigliere regionale eletta nel territorio della provincia di Prato, la sua provincia, 5 comuni su 7 se non ricordo male, è stata tra le più colpite. Lei ha un rapporto con il territorio, immagino costante. Che riscontri ha avuto dalle imprese in particolare che hanno subito i danni? Il riscontro è drammatico, perché devo dire che accanto al coraggio di molti imprenditori, che è tipico del pratese, no? Quindi di tutta la provincia di Prato, da Vaiano, Cantagallo, Prato, Montemurlo, Seano, Carmignano, quindi vedere rimboccarsi le maniche, anche se con le lacrime agli occhi, ma non arrendersi e la voglia di ripartire subito, è quel sentimento bello che dà coraggio a volte anche a noi. Però ci sono ancora grandi difficoltà, per esempio ancora non è possibile capire se alcuni dei macchinari danneggiati in alcune imprese potranno essere riparati oppure sostituiti, quindi anche con le difficoltà a capire in tempi rapidissimi qual è l'entità vera del danno, perché ovviamente anche quelli che riparano i macchinari sono in questo momento impegnati in tutte le aziende, quindi ancora manca la mappatura totale, ci sono aziende che aspettano e che non hanno contezza del fatto che possano riparare un macchinario oppure dover riacquistarlo. Domanda da due, restiamo in tema di ristori a seguito dell'alluvione, perché sono state moltissime, appunto, lo abbiamo accennato, le famiglie colpite. Domanda da due, cosa si sta facendo per loro? Beh, allora, come accennavo prima, i 27 milioni da parte della Regione Toscana sono stati divisi in 12 milioni per le aziende e in 15 milioni per le famiglie. Quindi quelle saranno le risorse che andranno intanto a dare un piccolo ristoro alle famiglie, che possono arrivare fino a 5.000 euro per ciascun nucleo familiare, e ovviamente anche questo darà risposta a tutte le famiglie? No, perché le sole risorse della Regione Toscana sono un affiancamento, un piccolo ristoro rispetto alla mole e alle necessità di quello che è stato perso. E sono state perse ovviamente in molti casi le auto, che sono il primo come dire, strumento che poi serve anche alle famiglie per andare a lavorare, per rimettersi in moto.
è stato perso in molti casi cucine, mobilia e soprattutto tanti ricordi, e quelli ovviamente sono inqualificabili, come dire, non si possono misurare, no? E, è un valore affettivo, però è devastante. Quindi avvicinandosi anche al Natale, penso che questo sia una cosa che dovrebbe farci stare ancora più vicino a queste famiglie. È vero, tra poche ore sarà Natale, tra una manciata di ore, e penso in particolare, appunto, dice bene lei, a chi ha perso tutto, a chi magari aveva la foto, che so, di un figlio che non c'è più, o di un abito che era particolarmente importante, e se l'è portato via questo l'alluvione. Esatto. Che Natale sarà per queste persone? Sarà un Natale secondo me un po' triste, e come spesso accade, per compensare la tristezza, la vicinanza e il calore umano è quella cosa che può riscaldare più di ogni altra cosa al mondo, oltre ovviamente a dare anche un contributo economico, perché molto spesso per queste persone è un problema anche ricomprare una macchina e ricomprare un motorino, e quindi qualcosa non si può ricomprare, qualcosa bisogna intanto compensare con quello che ovviamente non si può comprare, che sono i ricordi che non si possono più avere. Domanda da uno, complessivamente, allora ripetiamolo con precisione, quante sono state le risorse stanziate dalla Regione Toscana sia per le aziende sia per le famiglie? Allora, io ricordo che il governo ha stanziato subito questi 5 milioni, che sono ovviamente il fondo, quello primo per le urgenze, ma già di somme urgenze siamo a 180 milioni, quindi la mole di somme urgenze, intendo i lavori per ripristinare argini, fiumi, dove ci sono stati dei danni, e quindi i comuni che hanno avuto danni che dovevano spendere subito le risorse. La Regione Toscana ha stanziato 27 milioni, stiamo aspettando il fondo di solidarietà dell'Europa, che è un'altra cosa importante. Siamo arrivati con la solidarietà a circa 600-700 mila euro. E sulla solidarietà faccio una piccola parentesi, bisogna insistere, perché sensibilizzare sulla solidarietà vuol dire accantonare delle risorse che poi verranno distribuite alle famiglie che hanno bisogno. E complessivamente, in questo caso le chiedo sempre di rispondermi in un minuto, quindi domanda da uno, complessivamente i fondi spendibili a livello nazionale per i ristori a quanto ammontano, se a suo avviso sono sufficienti? No, i fondi nazionali ancora non li conosciamo, e quindi non sono sufficienti, perché non abbiamo contezza. Non è dato di sapere. Non è dato di sapere, quindi stiamo sollecitando affinché vengano messe risorse serie, vere e ingenti per affiancare e soprattutto per dare quelle risposte che da sola la Regione Toscana, con i 27 milioni più altri sulle somme urgenze, non potrà dare. Intervistando il sindaco della sua città nei giorni scorsi, durante un'intervista, mi ha detto, dice, sa dottor Ciampolini, il governo è arrivato, ci ha mandato il vicepresidente del consiglio, ci ha mandato la sottosegretaria tal dettagli, ci è venuto l'assessore, il ministro della protezione civile, tante belle parole, tante belle lezioni, ma poco denaro. Lei conferma questo o c'è qualche notizia su questo? Assolutamente confermo. Io ricordo l'arrivo anche di Tajani in comune a Prato, eravamo presenti tutti insieme al sindaco e agli altri sindaci della provincia, dove furono annunciate queste risorse in parte per le imprese, in parte anche per abbattere i finanziamenti, e ad oggi non abbiamo reso conto del fatto sia stato speso un euro di quelle risorse. Voltiamo pagina, domanda da tre: contrasto all'usura e problemi del sovraindebitamento, cosa sta mettendo in campo per questo la Regione Toscana? Beh, allora, su questo noi stiamo facendo un lavoro abbastanza capillare. Ora siamo nel momento della creazione di una rete, di questo coordinamento della Regione Toscana, soprattutto in un momento come questo, perché noi si sa che quando arrivano fondi, che siano PNRR, che siano fondi strutturali, che siano i fondi legati a un'alluvione, il rischio di avere dei furbi, furbetti, che lo fanno ovviamente in maniera mascherata, che si presentino a aiutare le famiglie, lo fanno e sembrano sempre, come dire, belli e sembrano i risolutori di tutti i mali, è altissimo. Dei loro mali. Ovviamente.
E questo è in qualche modo quello che nella nostra terra, poi legato anche al problema delle ludopatie, delle tossicodipendenze, ma semplicemente io voglio dire anche a persone fisiche, quindi aziende piccole, artigiane, persone normali che per un periodo della vita si trovano costrette a sovraindebitarsi per piccole cose. Uno si ammala, sta 6 mesi senza lavorare, magari è l'unico reddito in famiglia, oppure altre piccole spese improvvise a cui non puoi far fronte, ecco che arriva il sovraindebitamento. Ecco, la Regione Toscana vuol fare da coordinamento degli organismi di composizione della crisi che sono presenti in Regione Toscana un po' a macchia di leopardo, e quindi il nostro compito è quello di creare un'informazione fra tutti coloro che si impegnano su questo tema, mettendo in rete anche tutte le associazioni. Quindi i professionisti, le pubbliche assistenze, le misericordie, le camere di commercio, tutti coloro che hanno un ruolo in questo, e fare anche quella formazione ai professionisti, quindi mi riferisco a commercialisti, avvocati, spesso è importante coinvolgere anche lo psicologo da questo punto di vista, perché quando si va in una situazione di sovraindebitamento e di difficoltà c'è anche un aspetto umano di depressione. Il rischio di depressione, e di infatti, molto certo, altro. La legge si chiamava legge antisuicidi, quindi insomma c'è sarà un motivo. C'è un motivo. E far capire che possono essere affiancati dagli organismi di composizione della crisi e da professionisti che possono dare una mano a risolvere alcuni problemi o a contrattare. Poi alla fine c'è l'omologazione in tribunale qualora tutto andasse a buon fine, quindi la Regione fa una rete di formazione, informazione, e quindi mette insieme tutti i soggetti. E partiremo probabilmente i primi mesi del prossimo anno. La vicepresidente è l'assessora Serena Spinelli, io sono vicepresidente, e nel coordinamento c'è anche la collega Irene Galletti. Questa è la parte istituzionale, e poi in questo coordinamento ci saranno tutti gli enti coinvolti, quindi i docenti, le pubbliche assistenze, le misericordie, la Caritas che ha in legge proprio la parte dell'osservatorio, quindi tutti quelli che sono professionisti che su questo tema e su questa materia possono dare una mano e aiutare un po' di famiglie. Di nuovo cambiamo argomento, domanda da tre, fondi strutturali e incentivi che arrivano dall'Unione Europea, quanti sono e come è possibile accedervi per le aziende? Allora, i fondi strutturali sono quei fondi che sono suddivisi in settennati, come molti ormai sanno. Un settennato è un periodo di tempo abbastanza lungo per poter programmare, perché questo vuol dire che ogni anno, almeno 2 volte l'anno, escono dei bandi legati a ciascuna materia. La contrattazione è già avvenuta a livello europeo e noi stiamo iniziando adesso praticamente il nuovo settennato, che in realtà era 21-27, ma c'è sempre un periodo di scarto del periodo fra la fine del precedente e l'inizio del successivo. Quindi noi abbiamo ormai finito e terminato con lo scorso settennato e ora stiamo mettendo in piedi il nuovo settennato. Quindi sono 7 anni e qualcosa. 7 anni e qualcosa, esatto. Okay. In realtà noi stimiamo che in 7 anni potremmo contare su circa 1,2 miliardi, ma anche qualcosa di più, anche 1,5 miliardi di risorse da parte dell'Europa. Questi vanno suddivisi, oltre che annualmente, nei vari settori, quindi una parte riguarda l'agricoltura, una parte riguarda le imprese, una parte riguarda i fondi sociali, una parte riguarda giovani sì, i tirocini formativi, per esempio uno dei progetti che sta in questo ambito. Come si può accedere? Attraverso i bandi che la Regione Toscana fa regolarmente, che sono bandi legati alla ricerca e sviluppo, sono bandi legati alle start-up, all'internazionalizzazione, questi sono solo alcuni dei settori, e via via la Regione Toscana dà un'informazione e diffonde. La cosa interessante è che abbiamo e stiamo creando uno sportello, Unlock si chiama, che è uno sportello che dà informazioni, che verrà realizzato presso le associazioni di categoria, quindi questa è una cosa che vuole in qualche modo coinvolgere anche quegli enti sul territorio che si preoccupano di fare da raccordo con gli esercenti, con gli imprenditori, con gli artigiani. Questi sportelli saranno luoghi dove cittadini... I famosi corpi intermedi. I famosi corpi intermedi che sono preziosissimi. Ah, bene, bene. E che hanno vissuto come anche, come dire, nella società tutti i corpi intermedi hanno vissuto un periodo difficile. E quindi dobbiamo, come dire, rinforzarli, perché la rappresentanza di un corpo intermedio è secondo me un facilitatore che può essere davvero utile per una piccola impresa. Le grandi imprese che hanno le spalle magari più grosse ce la fanno da soli, le piccole e medie imprese hanno secondo me bisogno di avere e di essere affiancate. Con questo noi
tentiamo di fare due operazioni, la prima rafforzare l'associazione di categoria, la seconda facilitare l'accesso ai bandi in modo da poterli utilizzare in maniera capillare e precisa. Tra l'altro la Toscana, Prato, il suo territorio in particolare, è caratterizzato da piccole e piccolissime imprese, spesso a conduzione familiare. È il nostro tessuto principale e quindi pensare a Prato e alla provincia di Prato come a un insieme di piccole imprese fa sì che ci sia una grande, grandissima azienda come magari accade in altre parti d'Italia, quindi per noi fanno tutte parte dell'ossatura strategica importante del PIL della nostra regione. Lei è stata promotrice di una legge che introduce una sorta di salario minimo, ovvero togliere dagli appalti indetti dalla Regione Toscana e dalle aziende controllate il costo del lavoro al massimo ribasso. Ce ne vuole parlare? Domanda da due. Beh, è una legge molto importante. Ad oggi siamo ancora la prima ed unica regione in Italia che ha approvato una legge dove si parla di salario attuale. Giusto e attuale, quindi cosa vuol dire? In altre parole è una sorta di salario minimo, perché prevede a monte che tutte le aziende che concorrano ai bandi della Regione Toscana e le aziende stesse della Regione Toscana, penso all'Ente Parco, a Estara, a tutta questa tipologia di aziende, dimostrino che si avvalgono di cooperative che partecipano al bando, che non sottopagano i propri dipendenti e quindi l'idea di non andare al massimo ribasso, che è un tema carissimo alla Regione Toscana, perché arriva dal basso una richiesta forte da parte anche del mondo della cooperazione e non solo, e come spesso diciamo, quando vogliamo promuovere qualcosa bisogna essere i primi a farlo e a dare l'esempio. Ecco, in questo caso la Regione Toscana ha buttato il cuore oltre l'ostacolo e ha provato a smuovere quello che per esempio a livello nazionale è ancora impantanato come salario minimo, che ancora non esiste. Ricordo che il salario minimo non vuol dire sottopagare, perché c'è stata una discussione anche abbastanza antipatica secondo me, ma è un minimo su cui, sotto la cui soglia non si può scendere, cosa che per esempio in Europa sta già avvenendo nei paesi principali, e quindi c'è già una soglia che è ben più alta di quella che noi abbiamo stabilito. Ecco, su questo secondo me è decoroso e civile in questo momento pensare a portarlo avanti, a fare una battaglia, e soprattutto abbiamo chiesto al Parlamento che facesse altrettanto, cosa che ancora invece ahimè non è arrivata. I 5 secondi mi dice quanto sono legate la sicurezza e il massimo ribasso? Tantissimo, tantissimo, perché se io non garantisco questo non posso garantire neanche la sicurezza di un cantiere. Abbiamo detto che lei è presidente della Commissione 2 Sviluppo Economico della Regione Toscana. Come procedono i lavori della sua commissione? Domanda da due. I lavori della commissione sono belli corposi, perché la commissione, lo ricordo e dico tutti i titoli, cosa che non faccio quasi mai, è una commissione che si occupa di sviluppo economico, quindi il mondo delle imprese e tutta la parte legata all'economia, al PIL della Toscana, si occupa dello sviluppo agricolo, quindi tutti quei fondi che arrivano dall'Europa sull'agricoltura, e quando si parla di agricoltura si parla di vino, di prodotti tipici e di quelli che fanno parte della promozione anche turistica della nostra stessa regione, perché noi promuoviamo la regione anche attraverso i prodotti, che sono ovviamente fra prodotti di qualità più buoni che si possono avere al mondo, quindi il marchio Made in Tuscany. A questo ci leggo anche il turismo, perché nella mia commissione si segue anche il turismo, e quindi probabilmente proprio nei prossimi mesi dovremo affrontare anche la riforma sul turismo. Il commercio, altro tema importante e strategico, la caccia, la pesca, le cave, le energie, e quindi tutta la parte delle energie, l'economia circolare, più le terme, quindi anche altri piccoli dettagli. Quindi in commissione noi dobbiamo affrontare tutta una serie di tematiche molto, molto importanti, strategiche, quindi è anche bello perché comunque si va a toccare dal vivo quello che insieme alla sanità è l'asse portante della nostra regione. Sì, senza dubbio, devo dire, è estremamente eterogeneo, mentre magari la sanità così è un blocco un pochino più monolitico,
Lei ha sotto mano praticamente tutti i settori produttivi o la maggior parte della Toscana. Eh sì. Anche tra i più belli forse, i settori produttivi più belli della Toscana. Assolutamente sì, perché poi capita di andare in alcune realtà, per esempio Tenuta di Suvignano è una delle ultime zone dove siamo andati, dove c'è stato un recupero di un bene confiscato alla mafia, per esempio. Molto bello. E quindi l'idea di aver trasformato quell'area e quella zona in un luogo dove si fanno prodotti di agricoltura sostenibile, biologica, quindi è la Toscana, quella bella, quella che si trasforma e che poi diventa la cartolina che tutto il mondo ci invidia. Non c'è dubbio. Allora, lei è presidente, lo abbiamo detto all'inizio di questa intervista, è presidente del Consiglio Nazionale di AICRE, che è l'associazione italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa. Come si svilupperà il nuovo corso dell'associazione? Domanda da uno. È un ruolo, come dire, istituzionale che deriva dalle cariche elettive, è un po', come spiego sempre io, come l'ANCI, no? Si è in ANCI se tu che sei l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, se tu sei eletto o sindaco o consigliere, oppure se sei assessore, però eletti. Non cooptato, eletto. Eletto. Giusto. Quindi, no, va bene, anche l'assessore perché è nominato, però si prediligono gli eletti. Gli eletti, bene, mi sembra giusto. Ecco sì, sono battaglie. E in Europa vale lo stesso, l'AICRE prevede che siano associati soci i comuni e le regioni di tutta Europa, quindi si parla di oltre 130.000 enti in tutta Europa, tantissimi. In Italia tantissimi. In Italia l'associazione che mette insieme tutti questi enti si chiama appunto AICRE. Cos'è che fa? Collegandosi e instaurando un dialogo forte insieme a comuni alle regioni e confrontandosi poi nelle sessioni anche europee, si promuove quell'Europa dal basso anche per far sentire ai cittadini concretamente cos'è l'Europa oggi, cosa fa. Quindi progetti anche da parte dei comuni, per esempio gemellaggi, però anche altre tipologie di progetti che poi vanno direttamente a dare una mano a quella che è la Commissione europea. Questa Europa, secondo lei, che strada sta prendendo sul rapporto diretto con i cittadini? È un po' altalenante, perché noi abbiamo sicuramente un'Europa che per noi è la salvezza, che da 70 anni ci garantisce pace e altro. Manca di alcuni passaggi politici fondamentali e strategici. Ne cito uno, la federazione, si parla degli Stati Uniti d'Europa, no? Quindi il federalismo europeo che preveda per ciascuno Stato l'importanza di essere forti, ma anche il poter incidere su quelle che sono le politiche in generale di tutto, per mettere insieme un po' della propria sovranità, metterla a disposizione del bene comune. Ho un'ultima domanda per lei, Presidente Bucci. Il Partito Democratico, il PD, a livello nazionale e nelle sue diramazioni locali, a che punto è? Domanda da uno. Beh, il PD è quel partito che è in continua evoluzione, che prova sempre a essere ed è legato profondamente alla società e a quelle persone che vogliono progredire e toccare quei temi sensibili che sono la fragilità, lo sviluppo, la sostenibilità, l'ambiente, ed è sempre martoriato perché è quello con cui ce la prendiamo più facilmente, ahimè, ma è un partito che secondo me deve essere e può essere ancora il primo punto di riferimento del centro-sinistra nel nostro paese. È quel partito a cui si vuole bene, nonostante molte persone gli piaccia attaccarlo, ma è la garanzia ed è un partito che garantisce la democrazia e soprattutto quei temi che fanno sì che in questo momento tutte le emergenze di solidarietà ambientali, economiche siano vissute nella maniera giusta. Quindi è quel partito a cui io voglio un gran bene e che tutti noi dovremmo imparare ad amare un po' di più invece che vituperarlo. Con questa affermazione ringrazio e saluto per essere stata in nostra compagnia Ilaria Bucetti, Presidente della Commissione Sviluppo Economico della Regione Toscana e Presidente del Consiglio Nazionale di AICRE, l'Associazione Italiana per il Consiglio e i Comuni delle Regioni d'Europa. Grazie. Grazie a voi.